thank mm -hmm. you Di Civiltà Rurale la dedichiamo alle pesche e siamo qui vicino a Colle Beato che tradizionalmente è una zona di grande produzione delle pesche. Siamo ospiti dell'azienda agricola Il Frutto. Tra poco andremo a conoscere il proprietario. Un'azienda polivalente in quanto non solo pesche come vedete qui alle mie spalle, ma anche una grande produzione di cachi e di ortaggi. Quindi tra poco vedrete tutto quello che concerne la produzione di frutta e di verdura. Per cominciare questa puntata incontriamo Gianfranco Baroli, coordinatore di Civiltà Rurale, Caccia Agricoltura Ambiente, il CRCA. Allora Gianfranco, perché questa puntata? Perché il nostro obiettivo, eh, come è sempre stato fin dall'inizio, è quello di far vedere l'agricoltura, la e tutto l'intero comparto agricolo diciamo, eh, della provincia di Brescia a 360 gradi. Quindi tutti i loro aspetti. Tutti i loro aspetti. Come hai detto tu bene prima, qui siamo in un'azienda, l'azienda agricola e frutto, che produce eh, frutta in generale, eh, ortaggi e. Soprattutto specializzata nella produzione di pesche di colle beato e di cacchi. Un produzione, una produzione di nicchia ma un'altra eccellenza bresciana, l'ennesima eccellenza bresciana, e c'è da sottolineare il fatto che questa è un'azienda sita eh, in, in un ambiente, diciamo così, metropolitano. Perché siamo attaccati a Brescia, siamo nel comune di Brescia e questo è il segnale forte che la civiltà rurale persiste eh, ovunque ed è la base eh, fondamentale della civiltà moderna. Oltretutto Gianfranco abbiamo notato proprio qui alle nostre spalle anche un capanno eh, di caccia, quindi eh, vuol dire che pur essendo in un centro urbano qui c'è un terreno disponibile che offre la caccia d'appostamento. Sì, eh, vedo anch'io con piacere, una cosa che mi fa molto piacere perché comunque come ripeto eh, è civiltà rurale, come abbiamo già detto tanto. A volte la civiltà rurale, agricoltura, zootenia, caccia, ambiente, pesca, tutte quelle attività connesse al territorio. Ed è veramente bello, una grande soddisfazione vedere in città, in un frutteto, in un'azienda agricola come questa, un appostamento di caccia così bello perché è anche storico, insomma, c'è da diverso tempo. Bene, allora a questo punto io intanto ringrazio Gianfranco che incontreremo più tardi, andiamo a sentire il conduttore di questo fondo, di questa azienda che si chiama Il Frutto. Qui incontriamo Angelo Gatelli che è il conduttore di questo fruttetto di questa bellissima azienda eh, polivalente, io ho detto sì, Angelo sì, sì, perché non solo pesche. Cominciamo però a parlare delle pesche che è il vostro prodotto, penso, è più importante. Sì, è il fiore all'occhiello. E quali sono le problematiche legate alla produzione? Le problematiche che se ci troviamo in piccoli appezzamenti, quindi i fruttetti non, eh, non hanno più la durata come, come una volta. E dobbiamo sempre rinnovare il frutteto, le piante hanno una vita molto breve rispetto a, alle realtà dei nostri genitori, dei nostri nonni, quindi ci troviamo a dover sempre rinnovare. E quindi lì, la, la situazione è abbastanza complicata. Prima con Gianfranco parlavamo anche del fatto che questa bellissima azienda, questo frutteto, è situato però in un contesto urbano, cioè molto urbanizzato. Eh, tutto intorno troviamo eh, strade e case. Come fate a resistere? Eh, teniamo duro, stringiamo i denti. Eh, è un lavoro che lo si fa perché si ha amore a questo lavoro e quindi ci si dedica. Eh, giorno e notte praticamente perché dal, eh, ci si alza presto il mattino, tante volte si è a qui ancora la notte a irrigare e quindi è un lavoro che lo si fa. L'acqua viene attinta dal mella? L'acqua viene attinta dal mella e utilizziamo quella, per utilizziamo scorrimento nei frutteti, e invece per quanto riguarda le verdure, viene utilizzata eh, con eh, sistemi di pompaggio e utilizziamo delle manichette. Per, per poter tenere le verdure nel miglior stato possibile. Sebbene la stagione sia ormai molto avanti, eh, vediamo ancora delle belle pesche eh, pendenti qui da, dai rami. Che tipo di pesche state coltivando? Questa è una pesca gialla, si chiama ruby Rich, è una varietà, diciamo, nuova, tra virgolette, sono varietà... Eh, e di introduzione abbastanza recente che hanno sostituito delle varietà che non erano più appetibili dal, dal mercato perché ha un, ha un colore eh, accattivante oltre a altre qualità quali la dolcezza e la, e la consistenza del frutto. Queste pesche quali sono le, la, la particolarità della polpa immagino? La polpa che è molto, è molto succosa, dolce e quindi al palato esalta, esalta i sapori. Noi abbiamo visto all'inizio, entrando qui da voi, che avete le esposizioni di vendita di tutti i vostri prodotti, stiamo parlando di una filiera molto corta. Sì, è vero, eh, noi puntiamo tanto sulla produzione dei nostri, dei nostri prodotti e puntiamo sulla vendita, sulla vendita diretta e quindi è una filiera cortissima, eh, raccogliamo giornalmente e a volte anche al momento se, se c'è necessità. Quindi cioè il eh, vendete solo ai clienti che vengono qui in azienda? Sì, vendiamo ai clienti che vengono qui in azienda e in più quando le produzioni hanno dei picchi portiamo il nostro prodotto al mercato ortofrutticolo in via Orzi Nuovi a Brescia. A livello economico c'è resa eh, con la produzione di pesche? A livello economico la resa c'è, però non bisogna contare le ore di lavoro come in tutti i settori che abbiamo toccato fino adesso dell'agricoltura? Eh sì, non, perché se facciamo un rapporto ora di lavoro e, e resa finale saremo in deficit, però le torno a dire, siccome è un lavoro che lo si deve fare con amore, tante cose, non si guarda il tempo che si impiega, eh, lo si tralascia, altrimenti qui non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è quando, quando si deve lavorare, si lavora, non Quando il frutto è maturo va ah, colto? Non... Avete sofferto con le piogge e il freddo che c'è stato durante questo inverno? Diciamo che quest'anno l'andamento della stagione non è, non è stato dei più favorevoli, eh, non c'è una produzione eccessiva. C'è stato un ritardo magari? C'è stato, stato un ritardo sulla maturazione, però adesso sembrerebbe che stiamo rientrando abbastanza nella normalità delle cose, anche se la produzione quest'anno sarà un po' deficitaria. Con Angelo abbiamo visto allora questa varietà di pesche che sta coltivando nel suo frutteto, ma non ci limitiamo a quello, proprio perché qui nella zona, nella zona di Colle Beato, che è un po' la patria eh, delle pesche per quanto riguarda la provincia di Brescia, di varietà ne conosciamo tantissime, Angelo. Sì, è vero, abbiamo diverse varietà che sono varietà locali, sono varietà storiche e che... Conserviamo, le, le rinnoviamo. Quali sono? Abbiamo la varietà per eccellenza che è il Belfiore, una varietà pasta bianca, di grossa pezzatura, di eh, dolcezza super, e eh, con eh, dei profumi proprio. Una pesca molto, molto buona. Diciamo che è la pesca per eccellenza sì, di la questa pesca, zona. Sì, è la pesca di eccellenza di questa zona. Poi abbiamo sempre una varietà a pasta gialla, una vecchia varietà che è la Dixie Red, anche quella è molto buona, dolce e di grana fine. E poi abbiamo. Delle varietà eh, di nuove, di tipo come questa che abbiamo visto prima, che è la Rubirich, poi abbiamo eh, una pesca a pasta bianca, che è la Morettina, anche quella è eh, molto buona, di grossa pezzatura, raggiunge dei calibri notevoli, eh, il frutto arriva anche a 350-400 grammi. Eh, abbiamo anche le nettarine, nettarine che, eh, come la Maria Carla, eh, come la, la Big Top, che poi vedremo in, in azienda, in cascina. Eh, poi ci sono anche delle eh, varietà tardive, tipo come il Michelin. Una, poi un, una pesca bianca locale che è chiamata eh, Rose della I. Eh, poi eh, le, le tardive, tardive proprio in extremis eh, la Car Red, eh, sempre a pasta gialla. E tra tra l'altro queste, queste ultime varietà hanno la, la proprietà che staccano il noccio, sono le, le spaccatelle e quindi si prestano oltre che al consumo fresco, si prestano anche a essere eh, messe nei vasetti per fare le pesche sciroppate. Quindi Angelo a questo punto possiamo dire che ci stiamo facendo una cultura su tutte le qualità di pesca che avete? È vero, sì, è vero, eh, perché eh, le varietà sono, sono diverse, coprono tutta la stagione che va dai primi di maggio fino a fine settembre, quindi eh, abbiamo diverse varietà che maturano in scala, quindi Finita una varietà abbiamo un'altra che subentra, tenendo presente che facciamo più stacchi, eh, facciamo dai 5 ai 6 stacchi ogni varietà, quindi proponiamo un frutto che è prossimo alla maturazione e un frutto che per i più fortunati per, eh, vuol dire tanto poter mangiare. Una pesca che è stata raccolta poche ore prima e quindi... Le trattate voi le vostre pesche con qualche antiparassitario? Le pesche vengono trattate, siamo seguiti dal Consorzio delle Difese Intensive, mm. e viene mandato, mi viene mandato un'email settimanalmente in cui viene posto in evidenza le problematiche sulle avversità o la, la presenza di insetti parassiti e di conseguenza viene anche indicato che eh, principio tipo che, eh, che fitofarmaco utilizzare per eh, per preservare la, la coltivazione. In ogni caso stiamo parlando di un prodotto di qualità e garantito eh, per chi poi lo deve consumare, per il ah, consumatore finale. Sicuramente, sicuramente eh, eh, rispettiamo i tempi di carenza di ogni, di ogni prodotto che viene utilizzato e poi sono tutti prodotti che sono autorizzati dal Ministero della Sanità. Non è che si facciano le cose così a casaccio. Anche perché poi alla fine i primi utilizzatori siamo noi stessi che li, li produciamo. Il contadino che la prova la deve gustare prima di darla al proprio cliente. Benissimo, allora proseguiamo la nostra puntata, magari tra poco andremo a vedere anche l'altra parte dell'azienda, il frutteto con i cachi e con tutti gli ortaggi che il frutto vende e dà ai propri clienti. In questa puntata di civiltà rurale che stiamo dedicando prevalentemente alla produzione e alla coltivazione delle pesche, apriamo una parentesi perché, come potete ben vedere, qui alle mie spalle c'è anche un bellissimo frutteto di piante da caco. Oltre mille sono quelle che Angelo coltiva. È vero. Come mai questa passione anche per i cachi? È da sempre, la mia famiglia da sempre ha coltivato il caco. E un, è una tradizione che si può dire ci siamo tramandati da generazione. E devo dire che è un frutto che a me piace tantissimo, eh, anche perché, eh, a differenza de, di altra frutta, ha bisogno di essere fatto maturare e quindi. E abbiamo affinato anche la tecnica per, per la maturazione ma questa è una particolare qualità? questo è, è il caco tipo è un caco che è raccolto quando è giallo aranciato eh, lega non lo, si può, non lo si può mangiare in quanto Dico, ancora... ma quando il caco si dice che lega cioè che ha questo sapore un po' strano si, lega e... perché è, 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 contiene tantissimo tannino e quindi da, da questo, questo sapone non è buono. Però utilizzando le mele e sfruttando l'etilene della mela eh, riusciamo a trasformare il tannino del caco in zucchero. E quindi quindi il, possiamo dare un consiglio anche a chi, ha, a chi si trova in casa questi cachi di metterle magari in un cesto certo, di mele? Certo, sicuramente. Se anche il, e chi ha la pianta di, di caco in giardino la può benissimo, può benissimo far maturare i frutti utilizzando delle mele e chiudendo qualche mela con un po' di cachi in un sacchetto, tenendole in casa in, in una settimana eh, avrà un ottimo risultato. Questi non sono i ragno? No, questi non sono i ragno, questo è proprio il, il caco tipo, è proprio il, il caco che, che lega. E anche in questo caso, come abbiamo spiegato prima per le pesche, eh, viene dato al dettaglio, ai vostri clienti? Eh, sì, però questo per la, la maggior parte lo portiamo all'ortomercato. All all sì. Quindi prende un'altra via. Prende un'altra via anche perché eh, è un lavoro molto impegnativo e quindi preferiamo dedicarci proprio alla raccolta e alla maturazione. C'è un impegno anche nella lavorazione diverso rispetto a quello delle pesche? Sì, è vero, c'è un impegno diverso, anche perché poi una volta non, non, la maturazione non avviene tutta assieme, mm. si deve fare una selezione accurata e quindi eh, richiede molto tempo eh, per poi eh, poter dare un frutto confezionato che ha tutto il grado di maturazione. Angelo, una curiosità che forse non ho chiesto prima durante il nostro passaggio nel frutteto delle pesche. Ogni pianta quanti chili produce? Circa. Ma una pianta può arrivare anche a 35-40 kg. Logico, si può far produrre anche di più a discapito della qualità. Eh, noi preferiamo Bisogna mantenere, il giusto equilibrio, eh, mantenere il giusto equilibrio in modo che la frutta che si raccoglie eh, è di qualità superiore. E una pianta di caco invece? Una pianta di caco quanto, quando è adulta raggiunge eh, e supera anche il quintale per pianta. Per pianta. Quindi, è una bella produzione! Sì, è una bella produzione, è una produzione che non è costante negli anni però quando le annate abbondanti si raggiungono dei quantitativi piuttosto notevoli. Quelle cose che vedete azzurre attaccate via qui alle mie spalle non sono bandierine folcloristiche per la sagra delle pesche o dei cachi, ma sono dissuasori per gli storni. E ne parliamo con Angelo perché li ha messi appunto. Eh, qui ci sono gli storni che danno fastidio. Sì, ci sono degli, degli uccelli, gli storni, i merli che nei fruttetti sono molto dannosi. Questo è un accorgimento per poter riuscire a preservare un po' le ciliegie. Funziona? È un dissuadore, un dissuasore però non è che... Voi avete comunque a che fare con il problema dei nocivi? È vero, sì, è vero, perché eh, siccome sono, eh, stiamo, siamo in una realtà dove sono, abbiamo piccoli appezzamenti... Eh... Ci sono appunto la selvaggina nociva che insiste tantissimo, specialmente quando eh, ci troviamo di fronte alle lepri, ai fagiani, che sono molto dannosi per le colture orticole. Vi trovate in difficoltà quindi anche durante le vostre lavorazioni? Eh sì. Sì. sì, sì, ci troviamo in difficoltà, purtroppo questa è la realtà, è che non, non sappiamo come, cosa fare per poterci difendere. E questo è un altro aspetto della civiltà rurale, voglio chiamare però anche Gianfranco perché eh Gianfranco tu fai parte dell'ATC unico eh, di Brescia e quindi eh, in materia forse sei quello più delegato a parlarne. Sì, allora... Ci sono da chiarire eh, diversi aspetti. Eh, in realtà, come ha detto Angelo, come questo in cui ci sono piccoli appezzamenti di terreno, eh, soprattutto orticoli, eh, ci sono danni rilevanti fatti da, dalla selvaggina e anche nel frutteto danni rilevanti fatti dalla piccola avifauna. Eh, C'è da dire che eh, purtroppo le persone, la gente comune vuole sempre sulla tavola ogni giorno eh, la pesca in un modo, la ciliegia in un altro la stessa quantità in tutte le stagioni eh, e non, non pensa mai che eh, l'agricoltore subisce dei grossi danni eh, a causa de, del non controllo e del non buonsenso nel controllo eh, della selvaggina. E, eh, non tenendo che. stiamo parlando di questo anche perché ci occupiamo di caccia, sì, chiaramente. Eh, difatti, come ho detto, ci sono due o tre questioni che vorrei far saltare all'occhio di chi ci ascolta e, e da chiarire. Una per l'appunto, quella della quale stiamo discutendo, che il produttore comunque fa sempre più fatica in questa realtà a portare quello che la gente vuole sul tavolo ogni giorno eh, senza avere una mano per far fronte a questi danni. L'altra è che eh, eh, per tenere sotto controllo la selvaggina eh, eh, diciamo che tranne l'attività venatoria non fa niente a nessuno. Eh, visto che in questi appezzamenti la selvaggina è ben disponibile dallo Stato, eh, gli enti, la provincia o la Ticino non può catturare gli esemplari per spostarli in altre zone o non può fare abbattimenti, eh, e, e quindi questo. È un problema. Quindi, cosa deve fare? Uno deve tenerseli? Eh, purtroppo eh, in Italia al giorno d'oggi funziona così, uno se, se li deve tenere, anche se eh, non è assolutamente giusto, e ci sarebbero modi per poter far fronte a. Però può chiedere i rimborsi? può chiedere rimborsi, però anche qui Beppe, in questo periodo in cui gli enti dicono che non hanno soldi, eh, tante volte l'agricoltore fa le, le denunce di danni per chiedere il rimborso e rimane a bocca asciutta, insomma, non gli viene ripagato eh, il, danno, il danno che ha avuto. Sarebbe sufficiente riuscire a poter catturare questa selvaggina e immetterla sul territorio libero o in altri territori più ampi, tipo la montagna o la campagna, per risolvere il problema ma questo non ci viene consentito perché... Qualche lebre catturata qui eviterebbe di andarla a comprare nei paesi dell'est sicuramente come abbiamo sempre detto le nostre lepri sono e pagandole le... magari anche eh, pagandole meno sono molto migliori dal punto di vista genetico ma anche come adattabilità sul territorio perché sono nate qui da noi eh, risparmieremmo e comunque avremo della selvaggina di qualità maggiore è vero quello che tu mi stai dicendo che gli enti pubblici poi non hanno i soldi per i rimborsi, ma voglio, allora voglio farti una domanda provocatoria. Eh, I soldi agli enti pubblici da dove arrivano? Chi li dà? Ti ringrazio per la domanda Beppe perché i soldi agli enti pubblici che poi vanno a ripagare in parte i danni eh, della fauna selvatica all'agricoltura e in parte purtroppo non si sa dove vadano a finire anche se la Regione Lombardia dice che vanno alla sanità pubblica sono dati dalle concessioni regionali e dalle concessioni statali che ogni cacciatore deve pagare. Concessione regionale è 64 euro e... Eh, quella eh, statale sono i 173 euro che tutti gli anni i cacciatori per esercitare la caccia devono pagare. Devono. Eh, se non ci fossero i cacciatori, oltre al fatto come eh, si stava dicendo del, eh, dell'indotto economico, eh, che se non ci fossero i cacciatori che eh, pagano queste concessioni, i soldi per pagare i danni alle colture e per anche altri interventi, che purtroppo noi a tutt'oggi non sappiamo ancora quali, eh, a quali altri interventi vanno destinati, come si farebbe ad averli? L'altra questione, scusami Beppe, che vorrei eh, chiarire è che qui siamo vicino alla Valle Trompia e sento sempre dire che eh, l'ex ministro Brambilla per fortuna eh, ha, ha detto più di una volta non venite a parlarmi di indotto della caccia, qui siamo vicino alla Valle Trompia e ci sono 15.000 persone, 15.000 famiglie che lavorano nell'indotto e che eh, poi arrivano a fine mese grazie al lavoro dell'indotto della caccia e la caccia ha un punto, fa un punto di PIL. Eh, nazionale quindi se eh, anche, di più. anche di più quindi se eh, que que quelli che dicono queste cose vogliono venire domani mattina in Valtrompia li porto a vedere quella che è la, la vera realtà eh, dove ci sono famiglie intere che traggono profitto dal loro lavoro eh, proprio dalla caccia e dal suo indotto sì esattamente produzione armiera, chiaramente. e poi non dimentichiamo sempre il concetto che stiamo portando avanti da quando è nata civiltà rurale che eh, le componenti del civiltà rurale, come abbiamo già detto diverse volte, la caccia, l'agricoltura, la la pesca, eh, l'ambiente, la, sono... Tutti eh, anelli di una catena e sappiamo benissimo che se viene tolto un anello dalla catena, la catena si spezza e poi si fanno danni eh, irriparabili. A questo punto, una domanda allora anche ad Angelo, visto che stiamo parlando di rimborsi. I rimborsi potrebbero anche esserci, volendo, se ci fosse la possibilità di fare le catture nei vostri terreni e quindi dare agli ATC, eh, all'ATC unico di Brescia, in questo caso, eh, le lepre catturate, ad esempio. Ma guardi, io non sono un cacciatore. Però eh, potrebbe essere una fonte di reddito. Sì, potrebbe essere per gli agricoltori, e per l'agricoltore è una fonte di reddito, anche perché eh, non è. Eh un'unica un realtà perché sentendo anche altri colleghi la problematica è la, è la stessa perché poi alla fine delle finite se fosse possibile catturare la selvaggina nei nostri, nei nostri appezzamenti e, e, e poi darla... Tutti avrebbero un guadagno, certo. l'ATC che si ritroverebbe della selvaggina e l'agricoltore avrebbe, esatto, esatto. avrebbe reddito e sicuramente meno danni alle coltivazioni o quantomeno eh, si fa uno più uno, nel senso che se, se la, viene prelevata la selvaggina, il reddito eh, serve per, per integrare il, il danno subito alle coltivazioni. Abbiamo scoperto l'acqua calda, insomma. Eh, a volte succede anche questo. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Civiltà Rurale dedicata alle pesche, abbiamo visto però anche tutta la varietà di frutta e ortaggi che il frutto coltiva e vende alla propria clientela e per farlo ci siamo piazzati sotto questa bellissima pianta di gelso secolare, El Mur per i Bresciani. Ma a questo punto devo ringraziare intanto Angelo Gatelli che ci ha ospitato, che è il conduttore dell'azienda agricola Il Frutto, Gianfranco Baroli di Civiltà Rurale e Davide Lombardi sempre di civiltà rurale. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento la prossima settimana con un nuovo argomento.